Signore e signori, appassionati di hockey pista, buon tardo pomeriggio a tutti, ben collegati al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per Hockey Sarzana contro Pumas Viareggio. Siamo nel girone C, la quinta giornata della Coppa Italia di A2. Prima pallina questa sera per il Pumas Viareggio. Ecco che arriva il fischio dell'arbitro, inizia la partita. Ora Marchetti non controlla bene, però c'è Carrieri là davanti che trova un bel tiro di rovescio. Ben recuperata la pallina da Pistelli, ripartenza del Sarzana, gran tiro, intanto la porta è ancora fuori dalle linee per arrivare ad Angeletti, non riesce però, intanto il tiro potente questa volta di Carrieri da tutt'altra parte, non riescono però a scambiare bene con l'ultimo passaggio, il contropiede del Viareggio, non riesce qua, una bella palla verso Pezzini, però interrompe Pistelli, il contropiede dall'altra parte di Ungari. C'è il blocco di Pesavento, il tiro di Cardella, ma para bene Pettenuzzo, la pallina è ancora lì con contropiede Viareggino, Cardella, questa palla verso Pesavento, ancora il recupero di Cardella, ma la parata è in tuffo di Pettenuzzo, il contropiede ancora del Viareggio, ma un'altra parata del portiere. In avanti, qui tenta la deviazione Tognacca, eccolo ancora l'opportunità di Mirko Tognacca, ma c'è il rigore netto. In attesa del fischio, eccolo il fischio che arriva, il tiro potente di Pistelli, pieno sul gambale. E un'altra parata di Thomas McKinney anche sulla respinta, salva il Pumas Viareggio. Tiro di Marchetti direttamente sui pattini di Tognacca, contropiede del Sarzana, Angeletti tira al volo, tenta il tiro al volo, qui Tognacca non riesce a colpire bene. Ecco battuto l'ingaggio a due, la palla che arriva alla Vaggetti, il tiro al volo di Pistelli, bello potente da fuori area, non trova però la porta, in effetti è sopra la traversa, ma ecco che arriva il decimo fallo di squadra. Probabilmente andrà a tentare il dribbling su Pettenuzzo, attesa del fischio, ecco che arriva il fischio, partito Carrieri, si propone sulla sinistra, poi il tiro di rovescio, ma para ancora una volta Pettenuzzo e salva il Sarzana che si tiene sullo 0-0. Ora dall'altra parte Pistelli, ecco la palla che va verso Pistelli, ora all'indietro per Lavagetti, tiro potente sulla stecca di Bigatti che vola, fa volare a terra Lavagetti, c'è il fallo di squadra commesso da Bigatti, fischio di Brambilla, parte il tiro potente alla rete! Rete di Alessio Lavagetti che porta il Sarzana in vantaggio, tiro estremamente potente sull'angolino dove il portiere, sull'angolino basso dove il portiere non può arrivare, McKinney in effetti si tuffa, dietro per Oscar Mora, il tiro di Mora e la pallina entra! C'era effettivamente arrivato Pettenuzzo, gli sfila sotto il braccio dopo aver parato di tutto. Tenta di allontanare questa pallina ma viene recuperata dal Viareggio e alla fine nella ripartenza c'è l'aggancio di Andreani. Ok, del portiere, fischio dell'arbitro, tiro diretto di Mora e la gran parata con il pattino di Pettenuzzo. Si rimane sull'1-1, come vedere in mezzo Olivieri, il tiro di Marchetti. Ma la pallina è dentro, tiro centrale di Marchetti, qui si lamenta Pettenuzzo con Tognacca per avergli evidentemente coperto la visuale. Riesce a recuperare però il Sarzana, Angeletti, buono il dribbling di Angeletti, grande giravolta e tiro di Angeletti. Passaggi larghissimi quelli del schema offensivo viareggino, Pezzini trova benissimo Pesavento e trova il 3-1. Lo schema ha funzionato alla grande. Ben recuperato da Pezzini la pallina, Pezzini da solo riesce a realizzare, dribbla bene Pezzini, rimane spiazzato Pettenuzzo, non riesce a controbattere questa galoppata